Ciao, questa è la versione corta del video molto più lungo con un po' più di dettagli e probabilmente farò degli altri video molto lunghi con tutte le altre cose. Voglio parlare delle Iene, voglio darvi due o tre idee, due o tre spunti di riflessione su tutta la situazione che riguarda il loro servizio intitolato Università, concorso ricchissimo fatto su misura. Allora, in breve, ringrazio Fabio Sabatini che ha fatto una bella analisi che trovate su Facebook, su internet, è un post che sta girando. E ARI, che è una piattaforma, una pagina internet dove i ricercatori internazionali italiani o solo italiani, una serie di ricercatori che litiga su Facebook sostanzialmente, ha messo tanti begli spunti di riflessione. Epilogo, questa versione corta non vi racconto la storia, vi racconto direttamente quello che hanno detto e hanno fatto alle Iene. Alle Iene hanno fatto passare per truccato un concorso comunque regolare, dicendo che una persona laureata in informatica non possa lavorare in un centro di ricerca che si occupa di tumori. Le Iene hanno omesso tante cose importanti, hanno omesso di dire che oggi è normale che un informatico lavori in medicina, è normale che un informatico lavori in fisica, è normale che un chimico lavori in medicina ed è normale che uno storico dell'arte lavori in un centro di ricerca chimico, ad esempio, se questo centro di ricerca fa datazione di fossili. A Milano Bicocca, questa cosa c'è una collaborazione tra storici dell'arte e scienziati, è una cosa normalissima oggi perché non siamo più nell'Ottocento e la gente non può conoscere tutto lo scibile umano e quindi dobbiamo collaborare. Ecco, quindi questo centro di ricerca ha sviluppato un database, questo database è stato sviluppato dalla professoressa Lawlor, che è la persona oggetto dell'analisi. Questa persona ha vinto verosimilmente un grant straniero molto ricco e il professore italiano voleva assumerlo, non può assumerlo in Italia e quindi si deve fare un concorso. Il concorso era, tra virgolette, fatto su misura, nel senso che richiedeva delle specifiche molto importanti. Le Iene hanno evidenziato alcune di queste specifiche ridicole, tipo che la laurea in medicina vale come la laurea in informatica, ma al contempo non hanno fatto notare che la persona in questione è sì laureata in informatica, ma anche un dottorato di ricerca, che il titolo massimo vale molto più di una laurea, sulla carta. In oncologia, cioè in studio dei tumori, e quindi è una persona molto, molto qualificata. Non hanno fatto notare che il curriculum della persona è un curriculum, per quello che posso vedere io da esperto, e non posso di certo andare a analizzare ogni singola pubblicazione, è comunque un curriculum di primissimo piano a livello internazionale, quindi è inverosimile che questi abbiano creato questi falsi curriculum perché sono su piattaforme terze, estere, e dubito che l'università di Verona abbia i poteri di influenzare Google. Cos'altro? Ecco, volevo dire che questa persona, hanno anche dimenticato di dire che ha sviluppato questa cosa, è stata direttrice, quindi non è una ricercatrice qualunque, è una persona che ha diretto degli enti di ricerca, non hanno citato il suo curriculum e si sono focalizzati su alcuni aspetti ridicoli e grotteschi, tipo la normativa sulla privacy. Quindi le Iene, come al solito, hanno fatto cattiva informazione e temo lo faccio in maniera. Temo purtroppo in maniera involontaria forse, perché sono o accecati dall'ideologia o perché sono ignoranti. Il problema è che poi c'è tutta una serie di risposte a queste e vi faccio una breve carrellata. Mi fa schifo pensare che moltissime donne, appena vedono una donna che fa successo, pensano che sia lì unicamente perché fornisce favori sessuali al suo capo. E questa mi ha colpito, non è un argomento che generalmente mi tocca così tanto, un argomento che ritengo di dover trattare in quanto maschio bianco, nei suoi 30 anni, altamente educato, eppure mi ha molto colpito. Un'altra cosa che mi ha colpito è che la gente è comunque interessata alla ricerca, ma purtroppo l'unica informazione che arriva dalla ricerca, e una delle ragioni per cui ho fatto questo video, vengono da gente non qualificata e inattendibile, ricordiamo il caso Stamina come le Iene. E poi, vabbè, ovviamente molta gente indignata che non ragiona, non legge e non capisce il commento degli Iene. Io non ho riguardato più volte il video, però mi pare che da nessuna parte si parli di fondi pubblici, eppure ovunque leggo gente che si indigna di questi fondi pubblici che non vengono citati. E una delle cose che la gente chiede a gran voce è la meritocrazia. Ecco, da esperto, e penso che questa idea sia condivisa da tantissimi ricercatori, specialmente quelli all'estero, la meritocrazia è una grandissima truffa. Quello che serve non è la meritocrazia, quello che serve è l'accountability, cioè la responsabilizzazione. Cioè, io non voglio che un ricercatore, ma una qualunque persona in qualunque ruolo, sia assunto facendo un concorso pubblico o un test, per cui uno fa un punto in più e automaticamente la persona più adatta a un lavoro,
o peggio ancora una persona che lavora tanti anni in un laboratorio di ricerca su un settore, magari sviluppa qualcosa, possa essere sostituito perché qualcuno fa un punto in più a un concorso statale più o meno oggettivo. Ed è effettivamente così che funziona in tutte le università del mondo, non ci sono concorsi, ci sono chiamate dirette, ed è così che funziona in qualunque azienda. Nessuno verrà a dire a voi che lavorate, domani ti licenzio, faccio un concorso pubblico, se tu sei veramente la persona più brava, vincerai questo concorso. Quello che succede in Italia è che, visto che c'è questo concorso di mezzo, se tu vuoi assumere una persona per la qualunque ragione, devi fare un concorso, e fare un concorso in modo tale che la persona che tu voglia scegliere vinca. In questo caso specifico, tra l'altro, il lavoro è, a mio avviso, così tecnico, così specialistico, che veramente una manciata di persone possono concorrere con questa professoressa, ammesso che vogliono, perché lo stipendio medio nel settore è molto più alto di quello che offrono, e questo potete controllando, cercando su Jobs o su qualunque altra piattaforma. Quindi, voglio dire, io vi sto dicendo che i concorsi sono mezza truffa. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare questa cosa di responsabilizzazione. Un direttore di ricerca sono un po' chi vuole, sostanzialmente, e se dopo un anno, dopo due anni, un ente terzo che verifica, la comunità internazionale, fanno notare che questa persona non ha fatto un tubazzo, si prende la persona assunta e si prende la persona che ha assunto e gli si accompagna alla porta. Quindi nulla vieta all'università inglese di assumere la tua amante, se però poi dopo al schema REF o comunque a uno delle ispezioni nazionali il tuo gruppo di ricerca fa schifo e ci si accorge che fa schifo perché hai assunto una persona non qualificata, vieni licenziato. Invece questa balla galattica della meritocrazia fa sì che nel momento in cui una persona incompetente viene messa in un posto perché ha vinto un concorso, dice: ma lui ha vinto il concorso, non è colpa mia, al massimo è colpa sua, al massimo è colpa della commissione del concorso, ma io vado avanti a fare questa cosa. Ed è questo il vero problema: non c'è mai la responsabilità e non c'è la possibilità di punire. Non possiamo licenziare la gente che ruba, figuriamoci se ci mettiamo a licenziare la gente che bara i concorsi. Questa è la versione corta, fin troppo lunga.